programma con attenzione e invitate i vostri familiari ed amici a farlo con voi. E Dio vi benedica. Sole,
Voglio ringraziare anche io il Signore, come ha riempito la mia vita. È un anno che frequento questa chiesa, ma sono pochi mesi che mi sono arresa al Signore e dal momento che mi sono arreso sono incominciate le benedizioni. Il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo. Quando non ero convertita, mia sorella Anna Maria mi veniva a trovare a casa e le mie giornate passavano su una macchina da cucire, da quando ho perso mio marito. E lei diceva: Angela, ma tu non puoi vivere senza, non hai più un uomo, non hai fede, le tue giornate sono vuote, non puoi vivere così. E io dicevo: fede? Ma che cos'è fede? Come può una parola riempire una vita? Oggi capisco che cos'è fede, ringrazio il Signore che mi ha riempito quel vuoto e prego che converta anche, ho due figli grandi e prego che il Signore li converta anche a loro. Grazie Gesù.
Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia. Esamineremo il libro del profeta Isaia 41, dal verso 17. Voglio sentirlo più forte. A Dio appartiene la gloria. A Dio appartiene la gloria. Perché la gloria appartiene soltanto a Dio. Quante ai poveri e bisognosi che cercano dell'acqua e non ne trovano alcune, la cui lingua spasima di sete, io il Signore li esaudirò. Io, l'Iddio di Israele, non li abbandonerò. Io farò sorgere dei fiumi sopra i luoghi eccelsi e delle fonti in mezzo delle campagne. Io ridurrò il deserto in uno stagno d'acque e la terra asciutta in rampolli d'acque. Io metterò nel deserto il cedro, l'acacia, il mirto e l'ulivo. Io metterò nella solitudine l'abete, l'olmo e il busto insieme, a ciò che tutti insieme vedano e conoscano e considerino e intendino che la mano del Signore ha fatto questo e che il Santo di Israele l'ha creato. Gloria al nome del Signore. E in una serata di consolazione c'è un messaggio di consolazione. Credo che una delle volontà di Dio è quello di consolare continuatamente i suoi figlioli, perché sa che i propri figlioli facilmente vengono sconsolati, e ci sono tanti figlioli che non sono ancora nell'ovile, che non hanno mai conosciuto la consolazione. E voglio chiarire subito che ritengo che non ci può essere altra consolazione se non quella che produce l'Eterno, che non soltanto è il Padre delle misericordie, ma è l'Iddio di ogni consolazione. Solo a pensare che Lui ci vuole consolare ci ha già consolati. Solo al pensiero che questo Dio provvido, benigno, ripieno d'amore, ha a cuore la mia, la tua consolazione, ti predispone immediatamente a questa gioia che proviene dalla sua consolazione. Nel mondo abbiamo ricercato, e ci sono ancora migliaia se non milioni di individui che cercano la consolazione nelle maniere più svariate e più impensate, ma soprattutto nella maniera sbagliata, errata. Ci sono mille e mille vie sbagliate nel ricerco di una consolazione, di quello che può essere una gioia, anche soltanto per qualche minuto. Ma ricordiamoci che le cosiddette consolazioni che producono gli uomini o che sono prodotti da una vita carnale umana portano soltanto a una disperazione più grande, a una sofferenza sempre più profonda. E in questo giorno vogliamo che il Signore faccia conoscere questa consolazione che conosco io e voi tutti che siete qui con me questa sera, sotto questa tenda, in questa chiesa. Voglio che il Signore la fa conoscere a quanti in questo preciso momento stanno chiedendo con la loro mente, con il loro pensiero, con la loro voce: Signore, danni un poco anche a me. Alleluia, gloria al Signore. Chiediglielo, se non l'hai fatto ancora, chiediglielo in questo istante. Digli: Signore, se è vero che tu sei la consolazione, consolami. Ma bisogna partire da un presupposto. È un presupposto importante che tu riconosca che hai bisogno di essere consolato, perché se ritieni nella tua persona che non ne hai bisogno, non potrai ricevere un cibo
che non richiedi. Non potrai mangiare di un cibo che non vuoi e non sei disposto a mangiare con la tua stessa bocca. Ma se invece parti da questo presupposto e soprattutto dalla speranza che non fondi nell'uomo ma fondi in Dio, di essere consolato nella tua afflizione, perché so che ce ne sono tanti che mentre ascolteranno le mie parole e mi vedranno sono nel profondo dolore, nella profonda disperazione e non hanno mai conosciuto consolazione, e chissà quanti in questo preciso momento stanno decidendo di mettere fine alla propria esistenza perché non sanno dove sbattere la testa. Io ti dico nel nome di Gesù, fermati e chiedi a Lui la consolazione. Alleluia. Dicevo che nella via del mondo ci sono mille vie, ma tutte sbagliate. Chi si vuole consolare nell'alcol? Quanti mi risultano che nei momenti più difficili si rivolgono all'alcol, credendo che un litro, due litri, o quello che è, può cambiare qualche cosa. Se qualche cosa cambia, è soltanto un'illusione per quel momento, ma poi ci saranno delle conseguenze per anni, per tempi. Chi vuole consolazione nella droga, chi cerca la consolazione nel sesso, cambiando e spostandosi da un elemento all'altro, sarebbero tanti modi da elencare, ma non sono tenuto a fare un catalogo di questo tipo sporco di pseudo consolazioni che non esistono, che non hanno una realtà, che sono un poco come i mulini a vento di Don Chisciotte. Io sono tenuto a presentare quello che è la realtà, l'unica via della consolazione, la via di Gesù Cristo, il Signore. Nell'Evangelo di San Giovanni al capitolo 14 Gesù ebbe a dire, nel momento che si distaccava fisicamente o era prossimo al distacco fisico dai suoi discepoli, il vostro cuore non sia turbato. Voi credete in Dio, credete ancora in me. E ancora nello stesso libro, nello stesso Evangelo, egli può esprimere ancora: io me ne vo al Padre, ma se io non ve ne vo al Padre, non può venire a voi un altro Consolatore, lo Spirito di verità, lo Spirito Santo. E questa promessa è arrivata già circa 20 secoli fa, e milioni di cristiani che un tempo erano distrutti, avviliti, assetati, affamati, inariditi, hanno fatto l'esperienza gloriosa di questa consolazione stabile e perpetua. Gloria al nome del Signore. E ancora in questo libro il Signore parla in maniera categorica. Per chi è questa parola? Qualcuno obietterà e dirà: si riferisce al popolo di Israele, è una profezia facilmente avverata, perché sappiamo che da quando il ricostituito popolo di Israele ha preso possesso di quelle terre, ci sono stati dei grandi miracoli in quella che è stata la loro agricoltura. Nel deserto ci sono oggi piantagioni fiorenti. Nel deserto sono nate delle coltivazioni veramente che si esportano in tutte le parti del mondo. Nel deserto, dove non c'era acqua, adesso questa parola è stata verificata, è stata verace. Oh sì, amici cari, fratelli cari, è vero, tutto ciò è avvenuto perché Dio ha promesso prima al popolo di Israele. Ma io sento che questo messaggio questa sera è per la gente assetata di Gesù, è per le persone che non sentono soddisfazione nella propria vita, è per quelli che vogliono uscire dall'arsura di un deserto con un sole che scotta, che picchia, che non dà tregua, di una vita monotona, di una vita sterile, di una vita che non produce niente di buono, e che vogliono essere rinfrescati dall'Eterno. Gloria al nome del Signore. È una promessa per noi e per quanti in questo istante la vogliono per sé, perché la parola di Dio è come colui che l'ha parlata, non è limitata, non è circoscritta, non è limitata
a una categoria, a un popolo. Lui è l'Eterno, Lui è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Non ci sono dimensioni davanti a Lui. È l'infinito. Colui che è infinito può parlare mai il finito. Se Lui è l'infinito, anche la sua parola è infinita. Perché troviamo anche in questa parola gloriosa che Egli stesso dice: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai nei secoli. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio. Si riferisce ai bisognosi questa sera. Il verso 17 dice: quanto è ai poveri e bisognosi. Dobbiamo chiarire che ci vuole una condizione. Ho detto prima che non possiamo entrare in contatto con Dio, non possiamo ricevere se non riconosciamo il nostro stato. Se uno si sente ricco, se uno dice non ho bisogno di niente, non ho bisogno di nessuno. Quanti ne abbiamo conosciuti che per il proprio orgoglio personale, la propria superbia, hanno patito il morso della fame per non dire al suo parente o al suo amico, al suo vicino, per non umiliarsi e dire: mi dai un pezzo di pane? E quando il vicino ha cercato di portarglielo, o quando l'amico ha cercato di darglielo, o quando il parente ha cercato di provvedere, il suo orgoglio e la sua superbia è stata più grande della sua fame, del suo appetito, del suo bisogno. Quanti ce ne sono stati che hanno detto: chi ti ha detto? Io non ho bisogno di niente. Ma per quanto tempo un orgoglio, una presunzione, una posizione di questo genere, per quanto tempo potrà far resistere una persona fatta di questa pasta? E nelle vie dello spirito ne incontriamo tanti, ne incontriamo tutti i giorni, di persone che andiamo a proporgli la parola di Dio, non una nuova religione, no, una setta religiosa. Non ne andiamo a chiedergli soldi, non andiamo a chiedergli a barattare qualcosa, ma gli andiamo a portare quello che abbiamo ricevuto, gli andiamo a portare la sorgente della vita e ne parliamo, gli diciamo: questa è parola di Dio, ti aiuterà. Quante ce ne sono che dicono: io non ho bisogno di niente, io sto a posto, io non ho bisogno di niente, io ho la mia religione. Carnalmente potremmo dire: muori pure tu nella tua religione. Ma quali cristiani, quali creature nate di nuovo, quali essere rigenerati dallo Spirito di Dio, ancora quest'oggi, questa sera e ogni volta che si presenterà l'occasione, a costoro che dicono: io non ho bisogno di niente, vogliamo invitarli a dire: prova una volta a riconoscerti bisognoso davanti al Signore. Provaci almeno una volta a riconoscerti bisognoso, perché il Dio non forza le porte, il Dio non prende a spallate le porte, il Dio non viola la tua intimità, la tua personalità, la tua anima. Il Dio non viola, il Dio bussa sommessamente alla porta e lo sta facendo proprio in questo istante, in questo momento, e sta dicendo sottovoce, con la sua voce meravigliosa e melodiosa: se sei un povero e bisognoso che stai cercando acque e non hai trovate ancora, io, dice il Signore, io, dice il Signore, ti esaudirò. Io, e può dire questo solo Lui, Dio, io, l'Iddio di Israele, non ti abbandonerò. Gloria al Signore. Poniamo fede nel Signore, poniamo fiducia nel Signore. Ma se non ti riconosci bisognoso, se non ti riconosci povero, quanti ricchi sono poveri? Volete un esempio biblico?
Io credo che i miei fratelli e mie sorelle presenti con me in questo momento nella Chiesa hanno già pensato al passo biblico che il Signore mi pone innanzi. Perché un giorno si presentò al Maestro Gesù un giovane di buona famiglia, ben educato religiosamente, di squisita cortesia e di un bel parlare, anche molto ben vestito, perché notoriamente questo giovane aveva avuto un'eredità, apparteneva a una famiglia ricca, e vantandosi di possedere tutto, di non aver bisogno proprio di niente, aveva giovinezza, buona salute quindi, ricchezza e la sua buona religione israelitica, con i 10 comandamenti teorici che ha preso fin da fanciullo, col suo Talmud. Gloria al nome del Signore. Si presentò a Gesù e gli disse: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù dovette rispondergli e soprattutto immediatamente riprenderlo. Oh, non perché lui non fosse buono, perché Gesù era buono, perché Gesù è buono, perché solo Gesù, solo Dio è buono, solo Dio è buono. Ma in quel momento sapeva che egli, questo giovane, non si rivolgeva a Gesù Dio, ma si rivolgeva a un uomo. In Gesù lui vedeva la figura dell'uomo, non vedeva la persona, una delle persone di Dio. Alleluia. E Gesù dovette riprenderlo e disse: perché mi chiami buono? Non sai tu che uno solo è buono? Il Padre mio che è nel regno dei cieli. Diciamo che questo già mise il giovane un poco in una certa posizione, in una certa condizione. Era venuto forte di sé, forte della sua ricchezza, forte della sua preparazione intellettuale, forte della sua religiosità, forte di sentirsi una persona per bene, forte di sentirsi una persona che non ha bisogno di niente, forte di sentirsi dire: tu non hai bisogno di niente, tu stai a posto, tu sei una condizione perfetta, tu puoi fare quello che ti pare e piace, tu entrerai nel regno dei cieli, non sei come gli altri, tu sei un privilegiato. Lui si era fatto forte di questo, era presentato davanti al Signore, oh, a testa alta, con le spalle belle, piazzate, era pronto a sentirsi queste parole, perché pensava di trovarsi davanti a un uomo che lo valutava secondo il proprio vestito, secondo la propria tipo di camicia o indumento simile che si portava all'epoca. Ebbene, pensava, mediante il suo aspetto, che si vedeva che era un uomo agiato, il modo bello di parlare, la sua moralità, si aspettava di trovare l'uomo e non sapeva che si trovava davanti alla presenza di Dio. E Gesù ebbe a dirgli quello che questo giorno dirà chissà quante persone che noi nemmeno pensiamo e nemmeno io conosco, ma l'importante è che il Signore lo dice al fine di recuperarli a sé. Tu osservi i comandamenti? Certo. Si è sentito tutto entusiasta, dice: finalmente sto proprio a posto, sto proprio in una buona condizione. Certo, fin dalla mia fanciullezza mio papà, mia mamma mi hanno educato così, ho ricevuto una bella cultura religiosa, mi hanno insegnato a mettere in pratica. Era teorico, molto teorico questo giovane. Mi fa piacere. Certo che il colloquio tutto non c'è nella parola di Dio, o non c'è nell'Evangelo tutti i colloqui che Gesù ha avuto, ma sicuramente il Signore è stato ricco di particolari, che Lui è ricco in ogni cosa. Certo, e allora siccome tu conosci i comandamenti, sei in una bella posizione. Il giovane si illuminò. Ecco, pensò dentro di sé: adesso lui conferma la mia posizione, io non ho bisogno di niente, io sto bene. Chissà quanti pensano quando parliamo di questa parola: io non ho bisogno, io conosco, io ho studiato teologia, ma che cosa può insegnarmi quello? Sta lì a insegnarmi, a chiacchierare. Io conosco tutto, meglio di lui. Qualcuno potrà dire: io conosco anche il greco, l'ebraico,
Che cosa potrà insegnarmi? Io niente, ma lo Spirito di Dio tutto. Alleluia! E quel giovane era proprio così? Certo, fin dalla mia fanciullezza. Allora il Signore molto pacatamente gli disse: benissimo, siamo a posto. Ti manca soltanto una piccola cosa. Va, vendi tutti i tuoi beni, donali ai poveri, poi vieni dietro di me e seguitami. Cambiò immediatamente la sua espressione. La sua sicurezza dov'era più? La sua gioia, la sua allegria, dov'era? Il suo atteggiamento cambiò. Si turbò, non disse altro. Non poteva contestare al Signore. Aveva detto: io osservo i comandamenti, io li conosco. Ma non sapeva comprendere cosa significavano quei comandamenti, perché non sapeva privarsi delle sue ricchezze per donarle ai suoi simili. Non sapeva dare un pezzo di pane a coloro che avevano bisogno di essere sfamati. Non poteva vendere le sue ricchezze, perché tutto il suo castello era sulle sue ricchezze. Perché lui era soltanto un manichino, convinto dalla sua mente e convinto da Satana di non aver bisogno di niente. Io spero che non ci siano manichini o sepolcri imbiancati che in questi istanti dicono: non ho bisogno di niente, perché in ogni caso puoi anche non ascoltare più da questo momento, perché il Signore si rivelerà e agirà soltanto a chi dice: io sono povero e bisognoso, Signore, e sono assetato. Ho sete, Signore, mi sento arido, vengo in un mondo e sto in un mondo e vivo in un mondo arido. Ed egli dice: io ti esaudirò, io provvederò, io ti darò. E solo lui lo può fare, solo lui lo può dire. Gloria al nome del Signore, alleluia. Signore, apri i cuori in questo istante e fatti conoscere come sei. Questo Dio d'amore che ricerca le anime. Molti credono che l'incontro con Dio lo stabiliscono loro e non pensano che l'incontro con Dio lo stabilisce Dio. Molti negano addirittura l'esistenza di Dio. Ricordo la testimonianza di qualcuno che disse a un servitore: disse, dimostrami che Dio c'è, che Dio è in mezzo di noi, che Dio in spirito agisce. E questo servitore prese proprio un esempio del nostro tempo. Disse: immagina che abbiamo una macchina del tempo, immagina di possedere una macchina del tempo. Ecco, io adesso l'adopero e ritorno ai tempi del primo uomo, di Adamo, e gli dico: Adamo, c'è il signor tal dei tali il quale vuole conoscere circa l'esistenza di Dio. Questo signore tal dei tali vuol sapere circa l'esistenza di Dio. Cosa rispondi, Adamo? E Adamo ti risponde: tu uomo che neghi l'esistenza di Dio, non ricerchi l'esistenza di Dio. Tu vorresti sbarazzarti della presenza di Dio. Ma Dio è! Alleluia! Dio è! Dio è! Dio è! Ognuno può farsi le filosofie che vuole, ognuno può cercare i vicoli ciechi, perché Dio non ha creato i vicoli ciechi. Il Signore ha creato una strada chiara, precisa, che è la sua volontà perfetta, e vuole che gli uomini camminino per questa strada e per questa volontà al fine di non smarrirsi e di non perdersi.
E se c'è tanta sofferenza nell'uomo è perché ha perso, ha smarrito, l'ha smarrito fin dal primo peccato, ha smarrito la via della realtà, della verità, ha smarrito la via di Dio, ha lasciato la mano di Dio, ha detto sono grande, posso camminare da solo, posso andare avanti da solo, non ho bisogno di attaccarmi alla sua mano per attraversare la strada, per il pericolo che mi incombe. Oggi sono in grado, non ho bisogno di Dio, sono in condizione di poter camminare. E vuole attraversare la strada, ma come ci prova ad attraversarla? Come l'ha attraversata, quante volte ne è stato investito e si ritrova pieno di ferite, di sofferenze. E a costoro che ancora si rivolge il Signore in questo momento, se hai bisogno di consolazione, se hai bisogno di bere, qualsiasi sia il tuo bisogno, vieni a me, dice il Signore. Io ti esaudirò, io ti darò. E Gesù ci insegna ancora di più: qualunque cosa chiederete al Padre nel nome mio, Egli ve lo darà, te lo darà, te lo darà. Gloria al nome del Signore. È una parola maestosa, meravigliosa. Io, l'Iddio di Israele, non li abbandonerò. E quanti versi volete che io vi citi in questo momento circa questa gloriosa, preziosa promessa di Dio? Oh, in questo momento so che i miei fratelli e le sorelle qui presenti, quelli che hanno fatto l'esperienza con Gesù, quelli che conoscono la sua parola, hanno avuto immediatamente lo stesso verso, il più importante fra gli importanti. Quando anche tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, dice il Signore, io non ti abbandonerò giammai. E Gesù non fece altro che confermare le parole del Padre: io sarò con voi in ogni tempo, infino alla fine del mondo. Gloria al nome del Signore. C'è consolazione nella parola di Dio, c'è consolazione in Dio. Qualcuno la consolazione l'aspetta probabilmente come può arrivare addosso una cascata d'acqua. C'è consolazione già nel leggere la parola, perché la parola è l'alimento dell'anima, dello spirito. Questa parola penetra. Oh, mentre la sto predicando, la sto annunciando, io so che il Signore sta innaffiando il mio intimo. Io sento che la sua acqua viva scende ancora una volta nella mia anima, che gli disseta, perché nonostante beviamo, sentiamo sempre bisogno di continuare a bere, a dissetarci davanti al Signore. Perché? Perché siamo soggetti a sudare in questa terra, siamo soggetti a avere sudore e dobbiamo ritemprare questa perdita di liquido con una ricarica di liquido spirituale. E questa sera il Signore dice: se tu hai sete, io ti do da bere. Anche Gesù lo disse: chi ha sete, venga a me e beva. Gloria al Signore. È una parola meravigliosa. Oh, leggila pure nella Bibbia, il libro di Dio, la parola vivente. Leggilo, il libro di Dio, non un libro. La Bibbia non è un libro, è il libro. Alleluia. C'è un aneddoto storico che in questo momento mi sovviene. E quello che riguardava un uomo importante, per come era un uomo scienziato di origine ebraica. E quest'uomo aveva una grossa biblioteca. Sto parlando di Isacco Newton. Aveva una grossa biblioteca. E in punto di morte disse vicino al figlio: figlio mio, prendimi il libro. E il figlio sconcertato disse: papà, tu hai tanti, tanti, tanti di quei libri. Dimmi, papà, quale libro vuoi? E il padre disse: senti, figlio mio, quei libri hanno tutti un titolo, ma io non ti ho chiesto un libro, io ti ho chiesto il libro, la parola di Dio. Questa parola alimenta la nostra vita. E se tu ti farai irrigare dallo Spirito, se ti farai bagnare dall'acqua della vita, egli dice che pianterà, che trasformerà il deserto in uno stagno d'acque, il deserto in uno stagno d'acque. Non è un miraggio, per il Signore non esistono i miraggi.
È colui che con la sua voce o con la sua bocca ha creato il cielo e la terra. Non può creare nel tuo deserto personale uno stagno d'acqua. Alleluia! Io nel deserto creerò uno stagno d'acqua, dice il Signore. E dove c'è la terra asciutta, in rivoli, in rampolli di acqua zampillante. Gloria al Signore, perché l'acqua che c'è oggi non l'ha creata Lui. Le cosiddette acque minerali di cui la nostra terra abbonda, e che costa così tanto, non le ha create Lui. Gloria al Signore. Ma Lui si riferisce a un'acqua ben più importante, ai fiumi dello Spirito, a quell'acqua che vivifica il nostro intimo, perché possiamo metterci sotto una cascata d'acqua fisica o ci possiamo stare quanto vogliamo, ma ci dovremo ritornare per forza, ci asciugheremo, tutto passerà, ma l'uomo non ha bisogno, ha anche bisogno ovviamente di quella che è l'acqua esterna, ma per il bisogno intimo ha bisogno di stare sotto la cascata di Dio, ha bisogno che Lui, la sua anima non sia arida, non ci sia un deserto, ma che sia uno stagno fresco, che sia ancora un rivolo, un rampollo d'acqua in terra inaridita, e che quest'anima dà alla vita un senso, perché l'uomo deve dare alla vita un senso. A che scopo? A che scopo vivere una vita nella maniera arida, nella maniera inerme, nella maniera vegetativa? E Dio non ha creato l'uomo per farlo essere un essere automatico, un robot, uno zombie. No, Dio ha creato l'uomo, l'ha fatto a sua immagine e somiglianza, per farlo vivere in maniera chiara, evidente, considerevole, per uno scopo di vita. Questa sera, in questo momento, ricerca di essere bagnato dalle sue acque, e il tuo deserto si trasformerà, la tua anima si trasformerà in uno stagno d'acqua pura, limpida. E non soltanto Egli farà questo, per quanto dice questa scrittura, io pianterò, io metterò nel deserto, piante che nel deserto normalmente, notoriamente non potranno mai resistere, Egli pianterà nel deserto. Ma quando le pianterà? Dopo che ha messo il suo stagno d'acqua, dopo che Lui ha fatto quel che doveva fare, dopo che ha preso cura della tua vita, dopo che ti ha illuminato, dopo che hai ricevuto, Egli pianterà ancora alberi importanti, alberi quale il cedro, l'acacia, il mirto e l'ulivo. Ci sarebbe da predicare su questi quattro simboli chissà per quanto tempo, gloria al Signore. Ma voglia Dio illuminarci sempre di più e darci sempre di più la sua sostanza, la sua parola. Non si limita l'opera del Signore a dare un po' di acqua, Egli mette la frescura degli alberi, Egli ci rinfresca e mette la fragranza del cedro, del mirto, l'acacia, gloria al Signore, e la sostanza dell'ulivo. Gloria al nome del Signore. È meravigliosa questa parola. Voglio il Signore farla ritenere. Io metterò nella solitudine l'abete, l'olmo e il busso insieme. Avete visto mai un abete solitario? Lo vedete sempre insieme a tanti altri abeti, vero? Sono alberi che di statura gigantesca che vengono posti tutti insieme. Cioè il Signore arricchirà la tua vita, bisognoso. Se tu sei povero e ti riconosci povero, bisognoso, se tu questa sera anche come credente, e sei anche un credente che stai ascoltando, e sei un credente insoddisfatto, perché io credo che non esistono i credenti soddisfatti. Dico qualcosa forse che dispiacerà parecchi. Qualcuno dirà: che presunzione. Togliti la maschera e dillo. Perché se sei un credente soddisfatto, sei un credente che vivi ai piedi della croce dalla mattina alla sera. Ma se non fai questo, non puoi dire di essere un credente soddisfatto, perché tu vivi a credito di quello che hai ricevuto un tempo. Tu hai bisogno, io ho bisogno tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo bisogno di riconoscerci bisognosi del Signore. Dobbiamo riconoscerci tutti i giorni che siamo bisognosi e poveri. E concludo con l'espressione dell'Apocalisse, dove riferendosi a una chiesa, lo Spirito di Dio ebbe a dirgli: tu dici di essere ricco, ma pur tu sei povero. Vieni a me, vieni a me. Io ti darò dell'oro affinato col fuoco.
ti darò un oro senza scorie, ti darò un oro puro. Spiritualmente sa simboleggiare una ricchezza reale, una ricchezza stabile, una ricchezza che nessuno ti porterà giammai via, una ricchezza che potrà colmare ogni bisogno e ogni campanello d'allarme di povertà, una ricchezza definitiva, quella di Gesù Cristo il Signore, benedetto in eterno. Vogliamo chinare il capo e voglio levare poche parole di preghiera ancora per quanti hanno occasione di vedere questo programma. Gloria al Signore. Padre Celeste e Santo, ancora questo giorno la tua parola è stata predicata e sappiamo che questo seme cadrà in tanti terreni. Ti preghiamo, Padre, prendine cura, fa che questo seme possa trovare un terreno pronto ad accoglierlo, al fine che questi terreni possano essere bagnati dai tuoi stagni di acqua e dai tuoi rampolli d'acqua, affinché in questi terreni aridi possa avvenire la metamorfosi, il miracolo di vederli prosperare, che questi campi aridi diventano verdeggianti, lussureggianti, ripieni di alberi. Signore, benedici ogni ascoltante, ognuno che si è umiliato ai tuoi piedi, ognuno che dice in questo momento io mi sento povero e bisognoso. Signore, stendi la tua mano, consola la mia vita. Io, noi sappiamo che tu lo fai in questo momento. Padre, tu stai stendendo la tua mano per amore di Gesù Cristo, il tuo figliolo, il mio, il nostro Salvatore Redentore benedetto in eterno.
sarai solo mai più, solo mai più. Se nel tuo cuore lasci entrare Gesù, così asciuga il pianto tuo e non c'è. Asciuga il pianto tuo e non cedere al timon, mai più sarai solo, mai più, solo mai più. Abbiamo trasmesso Gesù e il Signore. A tutti coloro che ci scriveranno invieremo una copia dell'Evangelo gratuitamente con l'indirizzo della chiesa più vicina. Arrivederci alla prossima trasmissione. Stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. Iddio vi benedica. EPA, Edizioni Pentecostali Aversa, la televisione al servizio del Signore.